Quanto tempo è passato, quanti passi avanti ha fatto il cinema dagli anni in cui un pianista in una sala cinematografica, certamente con un pianoforte meno elegante di questo e molto probabilmente non con un andante di Chopin, commentava l'azione che si svolgeva davanti agli occhi dello spettatore. D'altronde il teorico e sociologo tedesco Siegfried Krakauer sostiene appunto essere una necessità fisiologica quella del pubblico di ascoltare qualche cosa, di sentire i rumori, di sentire qualche cosa legata all'azione stessa del film. Il silenzio era evidentemente insopportabile, al punto che il pianista molto spesso non si limitava al commento, ma andava oltre, cercava di rifare in qualche maniera dei rumori. Con un'azione che si svolgeva al mare cercava di fare sentire con le note il rumore delle onde, o di fare sentire il tuono, o di fare avvicinare lo spettatore al rumore delle corse dei cavalli perfino. E appunto su questa linea il Krakauer continua la sua teoria sostenendo che con l'avvento del sonoro la musica non era più necessaria, perché il mare aveva il suo rumore registrato dal microfono, i cavalli, lo zoccolio ugualmente erano registrati al microfono e quindi la musica doveva essere abolita. Allora forse si può sostenere essere il cinema muto, essere quella del muto, la vera arte del film? Beh, Krakauer voleva arrivare a un discorso sul cinema puro. Il cinema puro non ha bisogno di qualcosa di aggiunto, il cinema puro è suono appunto registrato nella realtà, il vento, i passi, la voce e immagine. Il resto è puramente esornativo. Krakauer si sbagliava. Abbiamo centinaia di esempi meravigliosi nella storia del cinema di collaborazioni perfette tra musica e regia. Qui abbiamo il grafico di un famoso film, l'Alexander Nevsky di Eisenstein, dove sono state riportate le note dell'altrettanto famoso musicista Prokofiev. Questo grafico, su una celebre sequenza del film Alexander Nevsky, analizza inquadratura per inquadratura, nota per nota, la corrispondenza formale tra il movimento interno delle immagini e il movimento della musica. Effettivamente in questo film l'unità tra la componente figurativa e la componente musicale è perfetta. A cosa serve la musica in un film? Qual è la sua importanza? Ecco, questa è una domanda capitale. Il dire quello che l'immagine e la parola non dice, cioè svelare dei movimenti psicologici, dei movimenti affettivi che non possono essere detti in nessun altro modo. E giusto Macchi, come nasce la musica di un film? Quali sono le varie fasi della composizione e della realizzazione? Beh, come nasce? Nasce da una richiesta, prima di tutto. Cioè un regista che realizza un film, un documentario, un servizio, una trasmissione e crede, pensa che l'apporto del suono sia importante per il suo film. Su questo punto io, contrariamente al mestiere che faccio e anche forse contraddicendomi, ho dei fieri dubbi, dei seri dubbi sull'utilità della musica nel cinema. Trovo che la musica nel cinema viene utilizzata troppo frequentemente come una suppellettile, come si mettono dei mobili nella casa per farla bella, o dei libri sulle scanzie per far vedere che esiste una cultura, ma non veramente per leggerli. La musica mi pare che in certe occasioni, forse anche troppo frequentemente, subisce questo destino, cioè di servire, come diceva Satie, da ameublement, ammobiliamento. Ma fatta questa breve parentesi così critica sul mio stesso mestiere, la mia stessa attività, io stesso poi ne sono vittima perché è molto difficile convincere un regista che in quella sequenza la forza dell'immagine è più risulta più evidente, più efficace senza suono che con suono, è molto difficile. Non ho trovato ancora nessun regista che si lasci convincere su questo punto. L'unica volta in cui ho sentito un discorso in questo senso abbastanza
significativo è stato proprio con Losey, quando, facendo il Trotsky, mi chiamò dicendo: io ho fatto un film, mi disse, che vive di vita sua e credo, penso che non abbia bisogno di gruccia, di stampella, di nessun tipo. Però io credo che se esiste un musicista che possa inventare un suono particolare, questo suono probabilmente potrebbe aiutare molto il mio film in alcune zone dove c'è qualche debolezza. Lei fa il musicista e io faccio il regista. Se lei mi porterà delle cose interessanti, io sarò lieto di accettarle, altrimenti vuol dire che il film rimarrà così come in fondo l'avevo ideato, con i soli rumori, i soli effetti e certe musiche di strada. Ecco, questa posizione di Losey era una posizione, secondo me, molto interessante, molto precisa, che dà al musicista una grande responsabilità. Per cui io, forse una delle poche volte in cui mi sono sentito veramente libero di fare la mia partitura, sapendo che solo una partitura particolare poteva convincere un individuo come Joseph Losey, che non era l'ultimo arrivato e che aveva già una grossa esperienza alle spalle, e che una partitura invece, diciamo, di carattere conservativo, conservatrice, o una partitura di routine, lo avrebbe sicuramente allontanato da me. Io capii che voleva da me una musica e non un commento. E qui è il punto fondamentale del rapporto musica-cinema. Cioè, si dice, ma la musica, come si fa la musica per film? La risposta è una sola: si fa la musica per film come si scrive una sinfonia, un quartetto, un trio, un'opera, un balletto, nella stessa maniera. Non c'è una musica per film di categoria B e una musica di teatro o di concerto di categoria A, super A. Non esiste. Esiste un solo tipo di musica. Per cui l'ideale è quando il musicista può identificare, usare il proprio linguaggio, quello che gli è più peculiare, per il film che gli si presenta. La musica entra nei miei film in teatro di posa, mentre sto girando. Cioè, la musica mi stimola, è evocatrice così di non solo di ritmi e di cadenze, ma anche può suggerirmi delle immagini. Allora, i miei aiuti, che mi conoscono bene, fanno molte volte a gara per arrivare in teatro con dischi di vecchi motivi. La maggior parte, la mia ignoranza, che è molto vasta, in parte di musica, non mi permette di avere una grande scelta di motivi. Per lo più sono vecchie canzonette di quando ero ragazzino, le marchette del Circo Equestre, che mi hanno quasi traumatizzato e che ritornano quasi in tutti i miei film. Così che alla fine, quando monto il film, la colonna sonora, bene o male, una sua musicalità già ce l'ha. E che succede? Succede che, avendo girato con quei motivi, su quelle cadenze musicali, mi sono profondamente affezionato e vedo gli attori e le prospettive delle mie inquadrature già strettamente legate a quella musica che ho scelto, a quei dischi, a quelle canzonette, a quei motivi. Quando arriva il momento di fare la musica vera, per esempio, cioè di rincidere la colonna sonora, mi trovo davanti a questo problema, cioè di dover rinunciare alle musiche che ho scelto. Ecco. E qui interviene quell'aspetto proprio angelico, vorrei dire, della natura di Nino, per cui invece di trovarmelo in opposizione, cioè di trovarmelo contro, Nino dice subito: ah, ma le musiche che hai scelto vanno benissimo, non c'è altro da fare, io lascerei queste, non riuscirei mai a far niente di meglio. Naturalmente questo atteggiamento così arrendevole mi smonta. Mentre dice così, Nino comincia così a giocherellare con le dita sul pianoforte, creando fuori dei motivetti come distratti, come se veramente non stesse applicandosi. Il motivo centrale di Amarcord, quello della gradisca, come ti è nato? Insomma, come di solito troviamo i motivi con Federico. Lui mi dà qualche indicazione molto precisa, ma anche molto contraddittoria. Magari dice: fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Eravamo stato tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andar via, suono un motivo. Federico si ferma,
Dice, guarda, questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. La felice collaborazione tra Nino Rota, autore di centinaia di musiche per film, e Federico Fellini fa ormai parte della storia del cinema. Fra il regista e il compositore, deceduto nel 79, si stabiliva un rapporto di dipendenza che costringeva Rota a farsi interprete, certo non passivo, di una musicalità che il regista stesso sentiva dentro di sé. L'esecuzione di una partitura per il cinema da eseguirsi con l'orchestra impiega lo stesso metodo della musica da concerto.